Allora, siamo con Giulia Nicolai e cominciamo a vedere un po' una possibile autodefinizione come autrice. Come si definirebbe? Dunque, beh, innanzitutto io ho scritto anche molto molto poco. E quest'ultimo libro che è uscito nel 94 è stato nel cassetto 10 anni. Perché non trovavo un editore, l'avevo praticamente finito nell'85 e poi però stando lì ho fatto un'ultima sessione che erano poesie d'occasione e di coda e l'ho portato fino all'87, poi è uscito nel 94. Dunque in realtà io ho scritto molto poco e secondo me, almeno dal mio punto di vista, è sempre stato un discorso più di ricerca che di scrittura, come dire, di mestiere, ecco, potrei dire questo. E la ricerca non la identifico quindi con l'avanguardia? No, no, io per esempio anche nell'autodizionario degli scrittori ho detto che per me l'avanguardia è stata importantissima perché mi ha fatto fare una sorta di tabula rasa su quello che è, chiamerei linguaggio del superio, quello della scuola, della giovinezza, quello che le viene insegnato, no? Con tutti quelli che sono luoghi comuni, nel senso di una generazione nuova nei confronti di quella precedente. Allora l'avanguardia ha fatto fare una tavola rasa proprio in rapporto al linguaggio. Certo, l'avanguardia poi degli anni 60, che sono quelli in cui lei ha partecipato maggiormente, insomma, sì, a tutta quella vita. Anche naturalmente poi in quel periodo, leggendo molto le avanguardie storiche, eccetera, eccetera. E questo per me è stato molto importante proprio per trovare, lavorare verso la ricerca di un linguaggio mio e di parole che volessero veramente dire quello che io tentavo di dire e non fossero prese a prestito perché orecchiate, insomma, parole che corrispondessero più alla mia esperienza che non a questo bagaglio. Sì, infatti il tuo vissuto mi pare che sia molto presente nei testi che io ho letto, quindi... Direi di sì, perché a me quello che interessava era comunicare e comunicare, riuscire a comunicare anche le proprie cose molto minute o anche imbarazzanti e perciò tecnicamente riuscire a mettere sulla pagina senza vergognarsi al punto tale da non dirle, insomma, da censurarsi, ecco. Quindi filtrare, un'operazione di filtro sulle parole. Quindi, che tipo di filtro è attuale? Ma no, era proprio un desiderio di non dover usare un filtro, di non avere, di non impormi delle veline, di riuscire a dire tutto quello che mi passava per la testa. Dunque anche delle cose molto stupide, molto terra a terra, ecco. Quindi confrontarsi con la sua specifica realtà. Sì, è sempre stata per me la scrittura, è sempre stata una ricerca di arrivare al nocciolo di me stessa. Quindi per lei questa è la questione, la funzione anche della... Direi che per me è stata questa, non la funzione della poesia in generale. Io ho vissuto questo filone. Determinata. E c'è qualche autore, poi particolarmente, insomma, che l'ha colpita crescendo col tempo? Ma sì, per me è stato importantissimo. Quelli scelti, non la per imposizione. Sì, Lewis Carroll è stato importantissimo, di Alice, e proprio per i giochi di parole che lui fa in continuazione e che anch'io faccio moltissimo in poesia. Perciò il discorso di avanguardia così, il drappello, mi pare utopico, capisci? Perché, sì, anche perché poi ognuno ha troppi desideri, ha troppe voglie di ottenere questo, quest'altro, insomma i poeti tra di loro non sono molto amici, fingono di esserlo, è una patina, ma è disumano il rapporto che c'è, totalmente disumano nell'arte, e allora cosa vuol
quindi da te, no?